Online, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Siamo ad Arese, potete notare. Non so se si vede, però vabbè, siamo ad Arese. Abbiamo sfruttato l'occasione giustamente per fare un altro video dentro al video, perché questo era parte integrante del vlog. Però voglio appunto spiegarvi la mia scheda che sto facendo adesso, circuit training, ve l'ho già detto. E dato che c'è anche Luca e noi spesso ci alleniamo insieme, almeno mi dice anche lui com'è la situazione, cosa ne pensa. Yes. Due cose, la prima è che non so come verrà l'audio di questo video, perché purtroppo passano le macchine qua, per cui ci sarà un po' di sottofondo, però voi non fateci caso. La seconda è che non possiamo urlare, appunto perché passa anche la gente di qua e già ci stanno guardando male, più stanno scorcando il tavolo del ristò, per cui non so come verrà. Allora, la scheda io ce l'ho qua sul telefono, però ve la faccio passare anche qua davanti, e in più la trovate da poter scaricare qua. Ve l'ho messa non tanto per spronarvi a fare la mia stessa scheda, quanto anche solo per visualizzarlo, magari per provare qualcosa di nuovo, visto che è effettivamente qualcosa che io è la prima volta che provo. Sì, che non si vede tutti i giorni. Esattamente, qualcosa è una un roba po' insolito. Che comunque io personalmente non farei, perché non è adatta a me. Esattamente. Però comunque sì, è interessante anche darci solo un'occhiata. La scheda prevede 6 giorni, di cui 3 giorni solo in sala pesi e gli altri 3 giorni comprendente solo cardio. Appunto descritta in giorno 1, giorno 2 che è cardio, giorno 3, giorno 4 che è cardio, giorno 5 e giorno 6 che è cardio. Primo giorno abbiamo i seguenti esercizi. Ovviamente sono esercizi che sapete tutti, per cui li elenco velocemente. Allora abbiamo hack squat per i quadricipiti, stacco da terra gambe tese per i femorali, pull-lay basso per il dorso, spinte su panca piana con manubri per il petto, distensioni con manubri su panca 90 per le spalle. Poi passiamo alle braccia facendo push down tricipiti e curl manubri a bicipiti. Tutti questi esercizi vanno fatti senza pausa, ovviamente, salvo poi prendersi 120 secondi alla fine dell'ultimo esercizio per iniziare la seconda serie. Abbiamo da fare 5 serie e tutti gli esercizi vanno fatti per questo primo circuito con 6-8 ripetizioni, per cui in questo senso il peso sarà abbastanza moderato. Si prevede poi per ogni giorno di pesistica l'addome, almeno 2 esercizi fatti con 4 serie, 25 ripetizioni con 30 secondi di pausa, per cui anche qui esercizi insomma ad alto impatto. Il secondo giorno è un giorno di cardio molto semplice, che prevede appunto 45 minuti di lavoro aerobico a piacere con un BPM che si aggira a 135-140 battiti, per cui insomma un cardio abbastanza moderato. Vediamo invece il secondo circuito del giorno 3, che prevede affondi con manubri sempre per i quadricipiti, stacco da terra posizione sumo con bilanciere per i femorali, rematore bilanciere presa inversa per il dorso, per il petto abbiamo chest press, per le spalle alzate laterali, per le braccia abbiamo French press e curl al cavo basso, per cui c'è un coinvolgimento muscolare differente per ogni giorno. Non è che ogni giorno e ogni circuito è uguale a un altro, ma cambia radicalmente, anche perché qui avremo sempre 5 serie da fare. Si abbassa il recupero da 120 secondi a 90 secondi e in più le ripetizioni si alzano a 10-12, per cui ovviamente il peso dovrà essere sempre più metabolico il lavoro. Esattamente, e il peso ovviamente si abbassa per forza di cose. Anche qua abbiamo 2 esercizi per l'addome, 4 serie, 25 rep, 30 secondi. Quarto giorno, anche qui stessa cosa del secondo, per cui abbiamo un cardio da fare, 45 minuti di lavoro aerobico con un BPM sempre di 135-140 battiti. L'ultimo giorno a circuito invece è quello ancora più metabolico, perché si alzano le ripetizioni, sono esercizi un po' più concentrati. Abbiamo infatti leg extension per i quadricipiti, leg curl per i femorali, lat avanti larga per il dorso, pectoral machine per il petto, alzate busto a 90 gradi per i deltoidi posteriori e per le braccia abbiamo dip alle parallele e poi flex corda cavo basso, che vabbè anche qua è un esercizio per i bicipiti. Qui le ripetizioni si alzano a 15-20 ripetizioni, per cui sono molto più di quel 6-8 del primo giorno, e il recupero si abbassa drasticamente perché è solo 60 secondi tra una serie e un'altra, per cui qui il peso qua è bello intenso, il lavoro molto intenso. Sesto giorno, che è un giorno in realtà che Alberto mi ha segnato come facoltativo, è sempre lavoro aerobico, per cui anche qua esattamente come gli altri giorni. Questa scheda io la sto testando da 2 settimane, mi sono riservato appunto di aspettare a fare questo video per darvi qualche recensione, più che altro perché volevo vedere come rispondevo io. Infatti Luca questa scheda può solo sapere com'è, non ha mai testato effettivamente com'è. Per mia impressione posso dirvi sicuramente che è una scheda veramente ad alto impatto fisico, principalmente si può definire come un lavoro HIIT con i pesi, perché non è altro che questo. Avendo io stesso l'obiettivo, e ve l'ho detto in questi giorni, di sgrassare il più possibile, cercando di mantenere la massa magra che ho accumulato in questo periodo in vista dell'intervento sempre
partite da settembre, ve lo dico ogni volta, ho necessità, diciamo, di cercare di sgrassare, di abbassare drasticamente la massa grassa che ho addosso, per cui questo è un allenamento che mi dà filo da torcere effettivamente. Tu qual è la tua impressione? No, sicuramente secondo me è preso a ogni individuo, ovviamente, perché non per tutti può andare bene una scheda così, può essere una buona variante. Ha ovviamente le soliti circuiti HIIT, soliti cardio, eccetera, e quant'altro, e in più è anche una buona alternativa magari di fermo rispetto alle classiche schede in monofrequenza o multifrequenza che si fa durante l'anno. Non si ha ovviamente un fine ipertrofico nei confronti, diciamo, della propria massa muscolare per quanto attiene a questa scheda, cioè non si utilizzerebbe mai questa scheda, per cui diciamo che si può utilizzare in quel contesto esattamente come siamo adesso d'estate, in cui si vuole cercare di massimizzare il dimagrimento magari un po' prima di agosto, oppure di prendersi una pausa perché appunto le palestre sono chiuse, per cui magari andare 3 volte a settimana è più facile rispetto ad andare 5 volte con ingressi gratuiti nelle varie palestre. Potrebbe appunto essere anche una buona, diciamo, variante per magari fare un piccolo periodo di pausa, di un po' meno stress fisico sui propri gruppi muscolari, sì, appunto, sì, che sì, colpisci durante l'anno molto duramente. È una scheda molto semplice in realtà, l'avete vista, vi ricordo, ve la metto sempre qua da scaricare. Sapete che non mi piace condividere tantissimo i protocolli che Alberto stila per me, però è una cosa interessante questa, che è diversa, diciamo, dalle solite routine che mi sono state sempre condivise e che comunque sia io e lui spesso confrontiamo, perché abbiamo praticamente lo stesso, per cui è interessante vedere questa variante anche per voi, perché è qualcosa di insolito, per cui spero vi piaccia. Fatemi sapere cosa ne pensate, nel caso l'abbiate provata nel tempo, anche su Instagram o tutto quanto, magari nei commenti di questo video oppure dei prossimi. Basta, direi che noi possiamo andare a casa, ci abbiamo una mostra a testa che in realtà sono state nascoste per tutto il tempo nel video. Io ho il galletto da andare a mangiare. Io a me mi tocca riso e merluzzo. Riso e merluzzo per il Memphis in preparazione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Adios!